Una specie di mixer in bagno, per dire, quando lui sta in bagno si collega e intercetta, diciamo, vero? Che in bagno genere si fanno altre cose. Si leggono altre cose. Signor De Magistri, no, qual è l'intercettazione più divertente che ha ascoltato ma che non serviva a niente rispetto a un indagine? Che hai bruciato, sì. Forse. No, non ho capito la domanda, c'è stata un'interruzione. Sì, qual è l'intercettazione più divertente che lei ha mai ascoltato, che però non c'entrava ai fini dell'indagine, poi, che era inutile, quindi andava buttata via? Ma insomma, noi poi ci concentriamo solamente sui contenuti, sì, che servono all'indagine. Le parti, chiamiamole così, di gossip al magistrato non interessa. No. Senti, ma hai fatto il sindaco ufficiale, poi hai fatto il sindaco di strada e adesso sei tornato a fare il sindaco ufficiale. Sì. Ma era più bello in strada? Sì. Sì. Perché? Bello, perché sì? Beh no, nel senso è... Io sono stato sempre molto, devo dire, tra la gente, con i cittadini, anche siamo state i primi ad aver aperto, come dire, il comune alle visite settimanali dei cittadini, però stare esclusivamente per strada, svolgendo di fatto comunque le funzioni di sindaco eletto, è stato qualcosa di più forte sul piano emozionale, sul piano anche del rapporto fisico che si ha con i propri concittadini, quindi è stata un'esperienza che voglio continuare e sto continuando anche adesso, seppur ovviamente non in modo assoluto. Quindi di strada e di governo, signor De Magistris? De Magistris? Di strada e di governo. Di strada e governo. Senta, in studio con noi oggi ci sono Ficarra e Piccone, i più grandi comici che conosce, sì. Che io saluto, certo. Grazie, anche noi salutiamo. Hai visto il loro film, quello che... Deve uscire, dottor Sabelli Fioretti, esce alle 16, sì. Come fa a vederlo prima nell'intervento? Ma lui è un grande sindaco. Di strada, sai, tutto in anticipo. Andiamo a quel paese, cioè a Napoli dove sarà? Sapete, è un cinema, no? No, sarà in diverse sale. A Napoli qualche cinema c'è, sì. Abbiamo tre attori napoletani che attori abbiamo: Fatima Trotta, che il sindaco conoscerà, anche Francesco Paolo Antoni, che anche il sindaco conoscerà, Carlo, e Mariano Rigillo. Quindi il sindaco conosco bene tutti e tre, però loro con Made in Sud appunto sono stati protagonisti. Senti Luigi, ma le nozze gay tu le hai, quelle fatte all'estero, trascritte? Le hai registrate? Noi siamo stati, per la verità, il primo comune che l'ha fatto. L'abbiamo fatto prima di Roma e di Bologna. Le abbiamo fatte e stiamo aspettando gli ispettori di Alfano che ci vengano a fare visita. E cosa gli fate se vengono gli ispettori di Alfano a farvi visita? Li arrestiamo tutti? Li sposiamo. Signor De Magistris, attenzione a questa domanda. Qual è la sua coppia preferita di conduttori di Striscia la Notizia? Attendendo che in studio ci sono Ficarra e Piccone. Allora, no. Iacchetti e... Perché sappiamo il soprannome. Nome di su questo tema, sì. Da quando faccio il sindaco, diciamo, ufficiale, oltre che di strada, io sono 3 anni che praticamente arrivo a casa, ma arriva di mezzanotte, quindi la televisione, salvo quando non mi invitano in trasmissione, non la riesco più a vedere. Sì, ma noi lo facciamo da 10 anni, sindaco. Lo so. La faceva il magistrato. Allora, 3 anni fa, qual era la sua coppia preferita? 3 anni fa. E 3 anni fa la coppia preferita, non ricordandole che in studio ci sono Ficarra e Piccone, a parte Mastella e qualcun altro, no, non quelli lì, sono gli altri, non lo sa. Luigi, di Ficarra e Piccone, che la tagliamo qua, dai. Sì. Ma io, diciamo, ultimamente non vorrei sembrare partigiano, ma sono stato un grande estimatore, sono un estimatore di Made in Sud. Made in Sud. Cioè, la coppia, anche il trio dei presentatori, sì, una che è protagonista anche nel loro film, sì, e gli altri due, secondo me, devo dire la verità, hanno espresso un sud che ha voglia di fare, giovani, creativo. Luigi, insomma. Ma da quando è successo tutto questo casino del sindaco sì, sindaco no, ritorni, ribatti, eccetera, è aumentato il tuo carisma a Napoli? Sì, devo dire la verità, sì, e questo è stato anche un po' sorprendente, perché chi governa in genere perde consenso. Questa vicenda ha avvicinato i napoletani al sindaco e a me, non solo sul piano, devo dire, umano, e che mi ha fatto un piacere enorme, ma anche un po' sull'aspetto del politico e anche del rispetto, anche avversari. Questo è stato come se il napoletano avesse percepito un profondo senso di giustizia in questa una vicenda. Una volta d'orgoglio. Signor Ficarra, sì. Qual è il suo sindaco di Napoli preferito? Ricordandoti che dall'altra parte del telefono c'è De Magistris. Quello di Made in Sud, vero? Sì, però io devo dire che io, siccome faccio Striscia la Notizia e faccio il film.
sono almeno 3 anni che non mi collego con Napoli. Ma no, che c'è? Sì, ma se tu dovessi scegliere, qual è il sindaco che ti è piaciuto, che ti piace di più, il miglior sindaco di Napoli? Sì, che c'è, con coraggio, dai. No, posso dire, sì. No, facciamo così, posso dire che io ho altamente amato Pertini. No, ma non c'entra. Non è mai stato. Senta, signor De Magistris, ma lei è renziano? No. No. Non proprio definitivo oppure... No, sono no, non con pregiudizio, perché diciamo le distanze politiche sono sempre state. Sì. Poi l'ho guardato con interesse appena è diventato Presidente del Consiglio, però... perché è stato sindaco e pensavo che potesse essere più vicino ai sindaci. Invece... Ultimamente sto vedendo che è tutt'altro che vicino ai cittadini. Hai detto, anche, hai detto anche Renzi ha tradito Napoli, peraltro. Sì. Su Bagnoli sì, sullo sblocca Italia sì, noi siamo stati molto duri, domani c'è una manifestazione a Napoli contro il Presidente del Consiglio, noi aderiamo, ci andiamo. No, ma lei proprio tutti... fisicamente ci va di persona? Io ci vado, sì sì. Quindi domani è a manifestare in piazza contro Renzi? Assolutamente sì. Ma e viene Renzi a Napoli domani? Doveva venire? No, no. Doveva venire ma non viene. Perché non viene? Perché va a manifestare Io dovresti chiedere a lui, no, non ci ha dato comunicazione. Okay, doveva venire, non viene. Cioè, vorrei fare una domanda politica che il simpatico Lauro non ha il coraggio di fare. Non è vero, signor De Magistris. E anche Figaro e Picone mi hanno detto, mi raccomando, chi è bravo che Figaro e Picone non vengono da 3 anni a Napoli, non si collegano da 3 anni. Siamo stati martedì. Invito ufficialmente con me a sistemare una iula come sindaco di strada. Grazie sindaco, noi siamo stati martedì e abbiamo asfaltato un pezzo di strada. Perfetto, ottimo. La domanda che ti vogliono fare. Grazie a nome dell'amministrazione. La domanda che ti vogliono fare è che pizza ti piace? Dov'è che la fanno meglio a Napoli? Questa è una bella domanda. Ti pare che posso dire quale pizzeria? E allora però sindaco, i conduttori no, e la pizza no. Insomma, è una cosa. I conduttori l'ho detto, vedi in sud. Ma ho capito, ma noi parlavamo di striscia, lei non si è voluto schierare. La pizza, la pizza che preferisco, quella che mangiavo da piccolo, che la pizza per noi si chiama marinara, sarebbe olio e pomodoro. Sì, ma dove? In altre parti mettono anche le acciughe, invece qua marinara e olio e pomodoro. A Mergellina, dov'è si mangia? No, si mangia veramente, ma a parte scherzi, ma si mangia bene. Io la mangio ogni sera, cambio una tazzina. Ma questo neanche De Mita rispondeva così, signor De Magistris. Però io un nome glielo devo fare dire. No, ma De Mita stava a Lusco. Certo. A Napoli, può dire. A Lusco sta solo una pizzeria, a Napoli stanno parecchi. Picone. Sono Picone, io pur di sentirle fare un nome, le posso fare una domanda che taglia la testa al toro? Secondo lei chi è il sindaco attuale di Napoli migliore che c'è? Attuale di Napoli migliore che c'è? Facile. Sento che ce la puoi fare. No. Il mio socio, quello che mi imita quando fa il sindaco. Senta, signor De Magistris, è più facile che il Napoli vinca lo scudetto che lei faccia un'altra volta il sindaco a Napoli? È più facile che il Napoli vinca lo scudetto, perché spero che lo vinca quest'anno. Io sono ancora sindaco, quindi io sono sindaco e il Napoli vince lo scudetto. Abbiamo 2 piccioni con una fa. Una volta Luigi, insieme ai piccioni e alle fave, e hai detto che piaci anche a tutti, tu piaci, no? E alle donne, ma anche agli uomini. Ma mica ho detto questo. Non l'hai detto? No, assolutamente no, non è vero. Assolutamente. No, Ficarra comunque, anzi Picone preferisco, a te piace? Fisicamente intendo dire, Luigi. Ma perché la domanda a me? A lei, signor Picone. Scusa, perché l'avete chiesto proprio a Picone e non a Ficarra? De Magistris, se mi scusi, ma non è che può decidere voi a chi fare le domande. Dai, faccio la domanda a Picone. Chiedo umilmente scusa. Interferenza sulla libera stampa. Per me è un uomo affascinante. Signor De Magistris, l'ultima cosa, la salutiamo, si candida alle regionali? No, grazie, buona giornata, ci saluti la pizzeria. Grazie sindaco. Chi è che ha detto che è affascinante? Picone, scusa. Picone. Ma Picone, tu non parli mai, una volta che parli dici una puttanata del genere, scusa. Lo so, ma un mentito, perché sapendo...